La categoria, il concetto di post-democrazia ormai non è più soltanto uno slogan di tipo ideologico, polemico nei confronti della crisi della democrazia rappresentativa o per esempio delle riforme costituzionali che sono in atto in questo momento nel nostro paese, ma è diventato oggetto di vera e propria ricerca scientifica, cioè nel senso che è una categoria assunta da studiosi come Colin Crouch, Rosanne Ballon e altri per descrivere le trasformazioni del sistema istituzionale che progressivamente trasformano le istituzioni rappresentative in procedure puramente formali, no? Concentrando tutto il potere nelle mani dell'esecutivo che lo gestisce secondo gli interessi del capitale globale. Quindi oggi in realtà il problema dal mio punto di vista non si pone più in termini di ricostituzione o recupero della democrazia nelle sue forme classiche, ma della contrapposizione fra queste forme di governo oligarchiche post-democratiche da fare attraverso forme di democrazia partecipativa e diretta costruite all'interno dell'esperienza di movimento e possibilmente collegate a livello internazionale. Un autore come Manuel Castells, che è considerato uno dei massimi teorici dell'economia dell'informazione, della nuova economia, analizzando le forme di aggregazione politica che accompagnano la formazione prima del mercato comune europeo e poi la transizione alla moneta unificata dell'euro, sostiene una tesi che secondo me è convincente, cioè il fatto che questa particolare forma di Stato, che potrebbe essere definito un metastato, che ha come sua costituzione i trattati che sono stati via via siglati dai Paesi membri della Comunità Europea, è probabilmente la forma più adeguata a questa fase dello sviluppo capitalistico, che giustamente mira a svuotare lo Stato-nazione, che era lo strumento del compromesso fra capitale e lavoro, faceva da mediatore nella gestione del welfare state e quindi del reddito indiretto delle classi lavoratrici. Oggi, in una situazione di capitalizzato, finanziarizzato e digitalizzato, questa struttura deve essere svuotata e sostituita da delle forme parastatali che hanno il solo ruolo di regolare il buon funzionamento del mercato, secondo le teorie dell'ordoliberismo. E quindi questa governance multilivello europea è in qualche modo più, fra virgolette, moderna e più efficiente di quanto non lo siano il vecchio governo federale degli Stati Uniti o gli altri stati regionali, diciamo così. Dicevo, dopo decenni di totale mancanza di un'analisi della composizione di classe a sinistra, e non mi riferisco soltanto alla sinistra riformista e socialdemocratica, ma anche alla sinistra antagonista e radicale, oggi ci troviamo di fronte alla necessità di recuperare il terreno perduto, quindi di riuscire a rileggere la composizione non solo tecnica ma anche e soprattutto politica del proletariato sia a livello nazionale che internazionale, analizzando le nuove forme di divisione del lavoro, le nuove stratificazioni che sono stratificazioni all'interno della stessa classe operaia, che oggi non può più essere facilmente unificata intorno a un interesse, a un'identità comune. E c'è lotta di classe fra proletariato di diversi paesi, per esempio fra il proletariato tedesco oggi e il proletariato dei paesi del sud Europa, in quanto i privilegi, se così possiamo chiamarli, o comunque le migliori condizioni di vita e di lavoro del centro della comunità europea sono pagati dal super sfruttamento che colpisce invece i paesi del sud Europa. Lo stesso discorso può essere proiettato a livello internazionale. E un'altra cosa importante da capire è che soggetti della lotta di classe diventano, come è stato nell'esperienza delle cosiddette rivoluzioni bolivariane in America Latina, le comunità indigene, che sono comunità di contadini che praticano una agricoltura di autosussistenza su basi familiari e che con le loro lotte e con la loro capacità di diventare egemoni di un fronte, di un blocco sociale che comprendeva anche classe operaia e strati
professionali urbani si sono di fatto candidati a svolgere il ruolo di proletariato rivoluzionario, pur non rispondendo all'immagine classica che l'analisi marxista dogmatica, ortodossa, dà come profilo di questo soggetto, insomma.